Buon pomeriggio e benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura di New York. Buon pomeriggio e benvenuti anche ai nostri illustri ospiti che siamo molto lieti di accogliere per questo convegno sul tema del lavoro a celebrare la ricorrenza del 1° maggio. Quest'anno è anche una seconda ricorrenza particolare, come forse avete potuto leggere già dal bellissimo libretto che potete trovare fuori nella antisala, il libretto pubblicato dal Senato della Repubblica, intitolato Fondata sul lavoro, e che ripercorre le tappe dell'Assemblea Costituente e lo sviluppo della redazione del testo della Costituzione italiana, di cui ricorre quest'anno il 70° anniversario dall'entrata in vigore, perché è entrata in vigore, come sapete, il 1° gennaio del 1948, dopo essere stata approvata nel dicembre del 1947. Il libretto che, se non avete ancora già preso, consiglio a tutti di prendere e di leggere, veramente una lettura appassionante. Questo libretto appunto si focalizza sul tema del lavoro, che è centrale, la cui centralità è affermata sin dalla prima frase della nostra Costituzione, la prima frase che viene appunto citata dal titolo. Quindi l'Istituto è molto lieto di dare l'avvio al convegno e un'ultima precisazione: per chi avesse il programma della giornata e anche il programma della serie di iniziative che sono state previste dalla Fondazione Bruno Guozzi, che è la fondazione organizzatrice del convegno, e chi avesse delle perplessità sulla identità di chi è in apertura, chiarisco subito che io non sono il direttore dell'Istituto di Cultura Giorgio Van Straten, sono l'addetto culturale sempre presso questo istituto, e il direttore non è presente, purtroppo si è dovuto assentare da New York per motivi personali, e mi ha pregato di rivolgere a tutti un saluto da parte sua. Quindi buon convegno, buon inizio di serata, e chiedo al console generale Francesco Genuardi di prendere la parola. Ringrazio l'Istituto di Cultura, la Deca Interi dell'Istituto di Cultura, per questa bella iniziativa. Ringrazio molto la Fondazione Guozzi. Noi ne abbiamo parlato con il Presidente Benvenuto, con il Professore Troiani, ormai quasi un anno fa, di questa idea che subito ci era sembrata, questa idea che mi avevano proposto, molto, molto bella, molto interessante e anche molto opportuna come tempistica, visto la situazione e la sensibilità rinnovata che ormai c'è per tutti questi temi, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista presente. Ed eccoci qui un anno dopo a celebrare la festa del lavoro qui a New York, in una delle grandi capitali dell'italianità, e a farlo con ospiti, un parterre di eccezione all'Istituto di Cultura Italiano di New York, in una
che l'Italia ha fuori della sua rete diplomatica. Saluto e ringrazio per la loro partecipazione il sottosegretario del governo Luigi Gobba, che fornirà poi una relazione che sono sicuro sarà molto importante e interessante ai fini di questo convegno, e il presidente Tiziano Treu dell'ICNEL, che ringrazio, che è adesso è al centro di un rilancio molto attivo e mirato del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, come ho avuto il modo di apprendere adesso in una riunione che abbiamo fatto poco fa. Io saluto anche qua il pubblico, appunto è un bel parterre qualificato, la vice segretaria generale del CGE per Nord America, Silvana Mangione, il presidente del Comites, che non ad interim del Comites Pro Terre, a dimostrazione che questa è una riunione di cittadinanza, anche con gli eletti e i rappresentanti degli italiani qua della nostra grande comunità della Tri-State Area. E vedo anche fra il pubblico l'amico Uguentini, già insomma, con grandi responsabilità governative alla Canesina, il cui ricordo è sempre molto, molto vivo tra noi diplomatici e al Ministero degli Esteri. E penso sia una fantastica occasione per dimostrare, credo, tre cose oggi, e forse le seconde due sono legate. Uno, questa importante festa del lavoro, che sappiamo tutti ha una storia molto particolare, perché nacque negli Stati Uniti la commemorazione della festa del lavoro e poi per varie vicissitudini storiche è rimbalzata in Europa, e qui non si festeggia più il primo maggio, ma si festeggia nel Labor Day alla fine di agosto. Quindi trovo molto importante e simbolico fare questa sottolineatura qui in un paese, in una città che ha molto contribuito a questo, ma che poi appunto nel corso degli eventi storici hanno cambiato collocazione alla festa del lavoro. E poi è bello farlo qui con la comunità italiana e italoamericana, perché il lavoro è sempre stato ed è un fattore di unitario, di unione, soprattutto in un momento in cui la società internazionale, in cui le varie società nazionali sono così complicatamente polarizzate, liquide. E voi dovete sapere che qui il mondo italoamericano comunque sta funzionando come un fattore di unione. Mi raccontava prima il nostro ambasciatore a Washington che l'altra sera c'è stata una commemorazione del 25 aprile in ambasciata a Washington con un concerto dei solisti veneti, ed è stato l'unico momento in cui si è riusciti a raccogliere in questo Washington, che assomiglia all'Italia in quanto a divisioni e diversità del mondo politico, a raccogliere il capogruppo di maggioranza repubblicano Scalise di origine americana e la Pelosi democratica in un evento. Questo vuol dire appunto essere italo-americani e avere riconoscimento oggi di tutto il mondo politico americano, di professore Mario Mignone che dirige brillantemente il Stony Brook Center, è consapevole, è un testimone di questa insomma italoamericanità che funziona come fattore aggregante. Quindi questa sera io immagino come un bel incontro di cittadinanza con gli italiani e con gli italoamericani qui a New York. L'ho fatto in una maniera, e l'altra cosa che vorrei sottolineare, è molto bella e intelligente, in partenariato con tutta una serie di istituzioni molto importanti qui a New York, a cominciare dalla Dante Alighieri e dal Calandra Italian American Institute, che sono tutti e due raccolti sotto il cappello del nostro professor Anthony Tamburi, che ringrazio qui non solo per la partecipazione ma per tutto quello che fa appunto per aggiornare un po' il dialogo, i ponti tra la cultura italoamericana e quella italiana. Poi ci sono due media molto significativi che sono presenti qui in maniera attiva a New York. Uno è America Oggi, che come dicevamo con il vice ministro Tini raccoglie tutta la tradizione gloriosa anche del progresso italoamericano, e La Voce di New York, che è un giornale online che sta portando avanti un'idea molto interessante e contemporanea appunto di soft power italiano all'estero, scritto in italiano ma anche in inglese, con una funzione molto efficace di ponte fra le varie comunità. Stony Brook University, rappresentata dal professor Mignone, la casa italiana Zerini Marimò della New York University, che è una casa gloriosa che tutti conoscete qui, diretta dal professore Albertini, e il consolato dell'Istituto Italiano di Cultura. Quindi credo che sia una bella aggregazione, una bella unione delle istituzioni per un gioco di squadra italiano, che appunto è poi coronato da questa pubblicazione del Senato, della Repubblica Italiana Democratica fondata sul lavoro, articolo 1, bellissimo festeggiarla a New York oggi, la vigilia della giornata del lavoro, bellissimo festeggiarla con i rappresentanti più autorevoli italiani che uno possa
immaginare qui. Quindi io vi ringrazio molto della vostra presenza, vi auguro un bellissimo convegno e sono sicuro che sarà un nuovo classico delle stagioni newyorkesi questo convegno. Vi auguro che possa essere poi messo in pianta stabile anche nei prossimi anni, magari come si vuole di 2 o 3 anni, con alcune anche diciamo espansioni alle realtà regionali, ma penso che tutto questo avvenga in un momento in cui questo tipo di riflessioni sia storiche che culturali siano molto molto opportune. Farlo con la cittadinanza italiana di New York lo ritengo ancora più opportuno. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Console, e chiamo ora a dare un saluto e l'avvio ai lavori senatore Giorgio Benvenuto, che attualmente è il presidente della Fondazione Bruno Buozzi e quindi l'ispiratore di questa iniziativa. Giorgio Benvenuto è un sindacalista, è stato un sindacalista del periodo, di un periodo glorioso del sindacato italiano, sindacalista storico, prima è stato il presidente della UIL Metalmeccanici e poi il segretario della UIL, l'Unione Italiana del Lavoro. È stato deputato e senatore in varie legislature e attualmente è appunto il presidente della Fondazione Bruno Buozzi. Prego. Un saluto affettuoso a tutte e a tutti quanti voi, un ringraziamento all'Istituto Italiano di Cultura di New York, al suo direttore Giorgio Van Staten, a cui manifesto la vicinanza della Fondazione per il lutto che lo ha colpito, che gli impedisce di essere presente, e un ringraziamento alla dottoressa Donatella Baldini. Poi un ringraziamento al console Francesco Genoardi, che ha reso possibile, ci ha dato un grande sostegno, una grande collaborazione per la realizzazione di questa iniziativa, che contiamo che possa avere un seguito, possa avere dopo la sperimentazione di quest'anno una maggiore ampiezza, una maggiore capacità dal punto di vista organizzativo. Quindi il ringraziamento è a nome della Fondazione Buozzi e in particolare anche del professor Luigi Troiani, che ha aiutato moltissimo, che è stato il realizzatore di questa iniziativa. Poche parole, alcune riflessioni sul perché di questa iniziativa e su il significato per noi del primo maggio. Il primo maggio, prima ancora che una festa, è una sfida: mantenere un valore sociale al lavoro nel corso di cambiamenti che sono epocali e cambiamenti mai come in questi anni così rapidi e dirompenti nella storia dell'Europa. Il primo maggio è la festa internazionale per eccellenza in un mondo del lavoro senza confini, nella quale non conta il colore della pelle, non contano i livelli di istruzione, non conta la lingua, conta quella speciale forma di unità che si chiama solidarietà. È il giorno nel quale il lavoro è rivendicazione della dignità del lavoratore anche in quanto cittadino del mondo. È l'occasione per ricordare che proprio dai lavoratori
sono giunte nel tempo le risposte più convincenti e coraggiose quando la libertà e la democrazia sono state in pericolo. Ed è in nome di esse che le organizzazioni sindacali hanno saputo trovare convergenze ed unità di intenti, come avvenuto tra i sindacati americani ed italiani nella Seconda Guerra Mondiale, come avvenuto ogni volta che dai sindacati liberi si è offerta la mano a chi combatteva contro dittature e sfruttamento. Il primo maggio è una festa semplice. Mi spiego con due frasi di protagonisti diversi tra di loro. Il primo è americano, Albert Pearson, uno dei martiri di Chicago, che disse la celebre frase: il pane è libertà, la libertà è pane. Il secondo è un socialista italiano, Sandro Pertini, già presidente della Repubblica e coraggioso combattente contro il nazifascismo. La ripeto pensando anche ai tanti immigrati che hanno lavorato in questo grande paese, che sono gli Stati Uniti e che portano l'Italia nel cuore. Ecco come Pertini si espresse una volta: io credo nel popolo italiano, è generoso, laborioso, non chiede che lavoro, casa e poter tutelare la salute dei suoi cari, chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo. I significati del primo maggio sono destinati ad evolvere, tanto quanto la civiltà del lavoro con la quale dobbiamo fare i conti. Quando divenne festa di tutti i lavoratori, la rivendicazione fondamentale erano le 8 ore lavorative, una richiesta simbolo contro il tremendo sfruttamento che non risparmiava ragazzi e donne, ma era anche un modo per garantire una maggiore libertà per chi lavora. Ed il valore della libertà ricorre sempre nelle grandi lotte che sindacati e lavoratori hanno condotto. Oggi il lavoro sta diventando ogni giorno di più di qualcosa di molto diverso da quello dei 2 secoli che abbiamo alle spalle. La rivoluzione tecnologica si sta imponendo in ogni campo del vivere umano ed è con essa che ci si deve misurare. Essa, assieme al potere spesso incontrollato della finanza, provoca nuove diseguaglianze, divide gli interessi, mette in discussione tante professionalità. Ma anche in questo ci viene in soccorso il primo maggio, che è una festa di rinnovamento e di progresso. Ed è in questo senso essenziale che le forze del lavoro conservino tutta intera la capacità di rappresentare gli interessi reali e al tempo stesso di essere capaci di risposte generali. Di un fatto possiamo essere certi: i robot non festeggiano il primo maggio, mentre i lavoratori hanno molte buone ragioni per farlo. Una di queste si lega ai cambiamenti tecnologici in corso. Se è inutile e miope opporsi ad essi, è altrettanto vero che va affermato che il lavoro non può essere ridotto solo a tecnica e a prestazione. Un pensatore italiano dell'Ottocento, Carlo Cattaneo, osservava che non vi è lavoro e non vi è capitale che non cominci con un atto di intelligenza. Intelligenza che si colloca sullo stesso piano dell'etica, etica laica ed etica religiosa. La storia del movimento operaio internazionale è segnata dal contributo ideale
e pratico di questi due grandi filoni del pensiero e dell'azione del riformismo socialista e dei movimenti cristiani impegnati nel sociale. Del resto, alla fine degli anni 50, in Europa, a Bad Godesberg, in Germania, la socialdemocrazia, nell'aggiornare il proprio bagaglio ideale politico, vedeva nelle radici cristiane uno dei pilastri dell'etica cui riferirsi. E il 1 maggio del 91, Papa Giovanni Paolo II metteva in guardia tutti dalla idolatria del mercato, mentre Papa Francesco ci ha ricordato in modo forse singolare, ma efficace, che il lavoro ci unge di dignità. Quello che possiamo dire è che la spinta ideale del riformismo laico e cristiano, quando ha trovato le giuste convergenze, ha prodotto risultati importanti per i lavoratori e per il progresso civile, un'animazione etica che è cosa diversa dalla rigidità ideologica, ha dovuto ovunque il potere di scuotere l'albero delle ingiustizie e di proporre un nuovo umanesimo del lavoro. Intelligenza e sapere, sapere e formazione permanente ai lavoratori, informazione e partecipazione dei lavoratori alle scelte economiche produttive. Questo è il vero campo di azione che impedisce allo stesso 1 maggio di diventare uno stanco rituale che perpetua il passato. C'è una costante nella storia del movimento sindacale che oggi non ha esaurito la sua funzione, quella di opporsi alla mala società e a ogni forma di subordinazione ingiusta che produce danni e umiliazioni a settori sociali. È il caso dei razzismi, quello delle mafie, che ormai sono potentati economici con tanto di colletto bianco, ed è il caso delle forme di violenza che si esercitano contro chi non può difendersi, contro le donne, contro i bambini. Se potessi esprimere uno slogan per questo 1 maggio e quelli che verranno, direi che, rivolgendoci alle forze sindacali e ai giovani in particolare, potremmo dire: ancora una volta tocca a voi, c'è un ruolo nuovo da costruire per il lavoratore di questo terzo millennio e ci sono le forze per dare adesso la dimensione di un protagonismo utile, perché ci sono nel DNA del 1 maggio elementi che sono e restano indistruttibili. Ricordo il senso di lealtà del lavoratore non solo nei confronti dell'azienda in cui presta la sua opera, ma nei confronti della società. Ricordo le manifestazioni di coraggio e di tenacia che hanno trasformato lunghe e difficili lotte in splendidi passi in avanti sul piano della considerazione del lavoro e del suo contributo a migliorare la società. Ricordo la naturale adesione ai valori della pace e della cooperazione tra i popoli, che sono preziosi in questo nostro contesto di molteplici guerre reali ed economiche. Ricordo la opposizione alla frammentazione sociale e agli egoismi di parte che impediscono, tra l'altro, di uscire dalla gestione di un potere contingente e malsano invece che progettare una prospettiva migliore per tutti. Tutti noi abbiamo di fronte compiti certamente non facili da assolvere. L'Italia si trova in una fase di transizione complessa, politica e sociale, in un'Europa che non riesce a ritrovare se stessa. Le spinte populiste, la demagogia, l'usura dei criteri di partecipazione democratica,
nella vita politica imperversano. L'Europa corre il rischio di rinunciare ad un ruolo di equilibrio nei mutamenti e nei rapporti tra i grandi protagonisti vecchi e nuovi del nostro tempo. Eppure, il vecchio continente, l'Europa, avrebbe ancora molte carte da giocare per impedire il peggioramento complessivo della situazione mondiale. In questo senso, il 1° maggio ci ripropone l'opportunità di un'azione delle forze sindacali e dei lavoratori in Italia e in Europa volta ad incalzare la politica e i governi a prendere atto che servono scelte coraggiose e solidali. Il 1° maggio ha dato voce nei decenni scorsi proprio a coloro che voce non avevano, e così deve continuare. La voce unita del mondo sindacale deve collocarsi in un orizzonte più ampio di quello attuale. Se le reti, le tecnologie, il progresso scientifico sono le nuove forme dello sviluppo del terzo millennio, per difendere le ragioni del lavoro servono forti organizzazioni transnazionali in grado di competere e confrontarsi con i grandi colossi economici che dominano questa stagione di crescita e che non si fanno frenare né dai confini né dalle leggi nazionali. Il 1° maggio conserva una sua ragione d'essere se rimane un grande momento di espressione internazionale delle forze del lavoro. Il progresso tecnologico non produrrà le vecchie forme di oppressione, ma può avere in riserva delle altre forme più sofisticate e comunque in grado di isolare il lavoratore e renderlo più debole e più indifeso. La risposta a questo rischio deve poter essere una rivendicazione di maggiore partecipazione, capace di sapere cosa verrà del destino delle attività che danno lavoro, ma anche capace di unire i lavoratori e renderli forti nel momento delle difficoltà. E questo vale per l'Italia, come per l'Europa, come per tutti i paesi del mondo. Vi è un ulteriore motivo di preoccupazione, ed è la dilagante precarietà del lavoro, che costituisce uno dei problemi più acuti di questo periodo economico e al tempo stesso condanna tanti giovani a una vita che sarà peggiore nel lavoro e nella pensione a quella delle generazioni che li hanno preceduti. Anche in questo caso è fondamentale che il mondo sindacale reagisca sempre meno isolatamente. E c'è infine il campo dei diritti, che va continuamente arato per impedire che cresca la pericolosa gramigna della perdita di conquiste decisive per la dignità del lavoro. Ma questi problemi dimostrano anche un'altra verità, anch'essa parte della tradizione del 1° maggio, vale a dire che non si deve dare spazio, né tantomeno cittadinanza, alle tendenze che tendono a demonizzare l'azione sindacale, considerandola, secondo la moda liberista, un ostacolo al progresso economico e alla vita delle imprese. Invece, senza sindacato, la precarietà, il rischio del lavoro, la mancanza di tutele finirebbe per risultare vincente, imbarbarendo il costume civile ed economico. Dobbiamo evitare questi rischi. Nel passato il 1° maggio, con il suo messaggio di unità, è stato un grande antidoto in questa direzione. Sarebbe un peccato che la memoria di quanto è stato fatto nel passato non sia più di spinta a costruire il futuro. Noi oggi ci troviamo qui sulla terra americana, calcata per decenni
da generazioni di giovani e da famiglie di emigrati italiani e di altre etnie che hanno saputo integrarsi, che hanno dato il loro contributo alla crescita economica, che hanno saputo conservare le loro tradizioni, ma al tempo stesso si sono sentiti e si sono comportati da cittadini del paese che li ha ospitati e offerto loro una grande opportunità. I loro sacrifici e le loro lotte non sono per nulla diverse in termini di valore da quelle di coloro che sono restati nel nostro paese, in Italia e negli altri paesi di origine. Hanno la stessa cifra morale e civile: rendere più umana la società nella quale si vive. E l'influenza che idee, scelte, ricerche prodotte nelle due sponde dell'Atlantico sul tema del lavoro e della tutela dei diritti costituiscono un patrimonio comune che è motivo di orgoglio per quanti si sentono impegnati da una parte sola, la parte dei lavoratori. E quindi un motivo di grande soddisfazione poter partecipare a questa giornata di festa con queste autorevoli presenze, ma che è anche una porta aperta a collaborazioni future, a studi comuni, a scambi di opinioni in grado di farci approfondire le questioni di fondo che ruotano attorno al tema centrale del lavoro e delle sue connessioni con i grandi processi che interrogano il vivere civile e i rapporti tra le grandi aree mondiali. Naturalmente, noi tutti, tutto il mondo del lavoro, deve affrontare le novità del suo tempo senza tabù e senza reticenze. Il primo maggio ci incoraggia con la sua storia a scegliere la sfida, non il ripiegamento su se stessi. C'è un quadro famoso in Italia di Pellizza da Volpedo che mostra una moltitudine di lavoratrici e di lavoratori proletari in cammino. Alcuni di loro hanno i piedi scalzi, ma hanno lo sguardo fiero e sicuro e vanno avanti, avanti. Questo è quello che ci invita a fare da sempre il primo maggio dei lavoratori.